Buonasera Biancuccia. Ah, bene, Biancuccia Sei lo preferisco. Sempre il mio ritorno. Io preferisco Biancuccia a Bianchina. Volevo dire Blanchine, ma non mi piace il francese. Come ha detto che dobbiamo parlare Allora facciamo. italiano? Sì, e infatti ho detto non mi piace il francese. Guardi, dica un po' ai manovratori lì se fanno vedere da dove stiamo riprendendo stasera. Una carrellata. Da dove stiamo riprendendo? Una carrellata, siamo all'esterno. La locazione è esterna oggi. E dove sta? Ci racconti un po' dove sta? Lo stiamo Sto vedendo, fuori dalla eh? Tana. Fuori dalla tana, cioè questo fuori c'è. Siamo all'esterno di casa sua, questo è l'esterno della sua tana? Della tana, sì. Dove. E cosa si vede? Perché qui vediamo. Questo è l'ingresso. Mi arriva di quindi. Nuovo il ritorno, ma vi perdono, adesso, vi perdono. Adesso glielo levano, non si preoccupi. Quindi questo è l'ingresso della casa. No. Ho messo una candela per. Ho messo una candela per accompagnare in pace Carta Bianca per quest'anno. Vabbè, insomma, accompagnare in pace non è che sembra proprio di buon auspicio. La candela, accompagnare Beh, spero... in pace. No. Per avere pace nelle sue vacanze, nella sua bella Sardegna. Facciamo subito il quiz. Cos'è questo? Quello è un martello. Vedo e bene? E questa? E vabbè, quello è che mi fa una provocazione. Falce e martello. Cos'è? A quello non lo posso dimenticare, su quello va bene, indovino subito. Vabbè. Adesso guardi che ci avrò pure anche io un quiz per lei, eh? Non creda che questa sarà una puntata dove, dove ci saranno sorprese. Prima, aspetti un attimo, prima di andare in pubblicità, no? Sì. Mi è arrivata una mail di un professore che ha detto proibisci alla Bianchina di dire andiamo in pubblicità, ma una mail di due pagine vabbè, che è un avverbio di luogo, un verbo di. Perché poi me lo dovrei perché non lo dovrei dire? No, perché non si può dire andiamo in pubblicità, perché la pubblicità non è un luogo, mi spiegava questo professore. Si può dire andiamo al bar o andiamo vabbè, a Milano, licenze, ma non dai, andiamo... che ci permettiamo. Sì, anzi lo dirò, andiamo no, in pubblicità. E torniamo tra pochissimo no. con Mauro Corona, a tra poco. Lanciamo la pubblicità, non andate no, in pubblicità. No, non mi piace lanciamo, non mi piace. Eccoci tornati in studio con Carta Bianca, andiamo a collegarci di nuovo con Mauro Corona. Tutto a posto? Gli hanno tolto il ritorno? Adesso provo. Sì! No, non posso crederti, non c'è più. Allora, che cos'è questo? È quale? Mauro Corona, che sta facendo? Si distrae? No, deve ingrandirmelo un po'. Vabbè, come ingrandirmelo? Io lo vedo benissimo. Ma dove guarda? Guardo lo schermo. Qui hanno messo uno schermo come un francobollo. Vabbè, lasciamo quello fare. Lì è un tagliatubi. Bravo, bravissimo. Per tagliare che cosa? I tubi. Di rame. E anche la plastica. Vabbè. Ho fatto il manovale, l'idraulico, il carpentiere. Lo sapevo che aveva fatto tutto. E ho lavorato io prima. Guardi che prima di diventare famoso, causa sua, causa lei, Blancuccia. No, era famoso pure prima. Ero uno che la... No, non così. Sono passato prima al cimitero e non ci sono più i cipressi, ma ho detto, bei cipressetti miei, lasciatemi dire. Or non è più quel tempo e quell'età. Se voi sapeste, via, non fo per dire, ma a causa Bianchina sono una celebrità. E so leggere di greco e di latino e scrivo e ho molte altre virtù. Bene. Non son più cipressetti, un birichino e sassi, in specie non ne tiro più. Grazie Bianchina. Allora, come aveva cominciato con Biancuccia, ora siamo tornati a Bianchina, va bene. Intanto cominciamo subito. No, Biancuccia. Biancuccia.
Vediamo un po' durante questa puntata se stiamo con Bianchino o con Biancuccia. Allora, cominciamo dalla notizia del giorno. Lei li ha seguiti da lì questi negoziati sui recovery fund che hanno portato comunque a questo accordo che qualcuno ha definito storico, perché per la prima volta l'Europa comunque accetta di emettere dei titoli comuni sul mercato, quindi in qualche modo di rendere comune anche una parte del debito. L'ha seguito? Sì, li ho seguiti. Beh, ho seguito soprattutto, diciamo, il finale, perché stare 4 giorni a seguire queste cose non è che sembrano i giudici quando si ritirano per deliberare. Però ho seguito, mi sembra che Conte abbia fatto il proprio lavoro, insomma, qualcosa ha ceduto, ma abbiamo preso abbastanza soldi. Il problema adesso è investirli bene e darli dove servono: la sanità, le scuole, certo, sostenere il programma che dovrà fare il governo. Ecco, ma visto che uno dei protagonisti di questo Consiglio europeo è stato sicuramente il premier olandese Mark Rutte, che si è ritagliato un po' il ruolo del grande cattivo, anche perché si è molto opposto all'inizio a quelle che erano le richieste dell'Italia, che effetto le ha fatto quella che poi alla fine sembrava essere diventata un po' la sfida tra Italia e Olanda? Qualcuno ha anche tirato fuori naturalmente metafore calcistiche. Guardi, Van Gogh diceva: caro Teo, i mulini non ci sono più, ma il vento è sempre lo stesso. Questi signori, l'ho detto un'altra volta, io ragiono un po' poeticamente verso la mia patria, la mia Italia, hanno invidia con la terra più bella del mondo. Dalla Sicilia al Tirolo, l'Italia è la patria più bella del mondo, e se fosse governata come si deve, ma non da gente, non posso dire che sono incapaci, guai, ma da gente che ha poche idee e poco coraggio di mettere in... L'Italia potrebbe vivere di rendita potremmo vivere, dalla cultura, l'arte, la musica, i paesaggi, i mari, le spiagge, le montagne. Quindi questo personaggio, che non è riuscito a fare la risacca di se stesso e ragionare bene, si è ingrugnito lì dentro se stesso e ha manifestato tutta l'invidia che prova per l'Italia. Lei dice che è una questione di invidia, però poi dobbiamo anche dire che pure lui... Ma sotto sì. No, guardi Biancuccia, che prima di tutto c'è l'uomo, e l'ho detto anche altre volte, e può essere un giudice, può essere un avvocato, prima c'è l'uomo, e se l'uomo non si libera quando ha un ruolo pubblico di se stesso, sono rogne a volte. Quindi lei dice che soprattutto lì c'è prima l'uomo e poi il premier, che poi è un uomo molto misterioso, ha visto, certo, che fa una vita molto ritirata, molto di cui non si sa niente, va rarissimamente a pranzo con la sorella. Ma perché bisogna andare a pranzo con la sorella? Non capisco che regola è. Io pure ci vado a pranzo con le mie sorelle o con mio fratello, qual è il problema? Ma io che non ho sorelle, con chi vado a pranzo? Lei ci andrà con qualcun altro, lui c'ha la sorella, va a pranzo con la sorella, no? Guardi, ci andrà con i figli, con sua moglie, con gli amici. Ma guardi che a noi, all'Italia, non interessa a nessuno con chi va a pranzo questo tizio. E mi scuso con lui se lo chiamo tizio. A nessuno interessa con chi va a pranzo. Interessa che collaborano a fare andare bene la nazione e tutti gli stati dell'Europa. Quello è l'importante. Ecco, allora, durante il Consiglio... Vedete come si crea il gossip? Tanto su Rutte c'è poco da creare, perché mi sembra che non si presti a nessun tipo di gossip, per la vita castigata che fa. Ma non gliene frega nessuno, se vuole andare anche frate, non ce ne frega nessuno. Non ne frega nessuno. Faccia le cose bene per governare bene, quello è. L'Olanda la governa bene. Allora, durante il Consiglio, lei sa, ma glielo dico io, che si è festeggiato anche il compleanno della cancelliera Merkel. E il premier portoghese le ha regalato il libro di un autore che lei cita spesso. Lo sa? Cecità. Ma forse Pessoa. Cecità Saramago. Esattamente, di Saramago. Come mai, secondo lei, come mai l'ha omaggiata con questo libro, secondo lei? Beh, perché è un po' che raccoglie dentro lì, con molta preveggenza o anticipo, le cose
che poi sono successe nel pianeta, nelle nazioni, anche in Italia, anche con la pandemia, col virus, cioè è tragico cecità, però io avrei preferito libri di Pessoa, Una sola moltitudine ad esempio, oppure Il banchiere anarchico, Pessoa, se voi leggete, Una sola moltitudine, l'individuo è uno, e diciamo che noi crediamo di essere da soli, invece siamo tutti uguali, cambia il colore degli occhi, il colore della pelle, ma il dolore, le cose, siamo una sola moltitudine, è bellissimo quel libro lì. Allora, invece però qualcuno le ha regalato non un libro, ma delle pregiate bottiglie di vino, e è stato il presidente francese. Ha fatto meglio qui, secondo lei. E no? Qui sarei qui sarei in difficoltà davvero. Che vino le regalerebbe la cancelliera Merkel? Ma se non certo il prosecco del mio amico Zaia, che tra poco incontrerò via cavo. No, il prosecco no, gli regalerei un buon amarone, oppure un barolo, o anche dei colli friulani, un cabernet franc, ma no, prosecco no. Prosecco no, ma chi prosecco ha detto, lo teniamo, chi ha detto per... che le deve regalare il prosecco? Lei adesso si è fissato questa sera, no, perché ha sentito che a me piace moda, il prosecco, chi... quindi per questo dice prosecco no. Ma perché lei, sì, ma lei perché non è una bevitrice seria. Ha detto che lei è una tipa da prosecco, vabbè, insomma, sa che... Ma si vede, eccetera, eccetera. Ma lo venda, ma io sono felice che lo vendano agli americani piuttosto che Coca-Cola, bevono Coca-Cola anche da noi, ma non voglio dire altro. Ecco. Ma dai, per favore, robe da prima comunione quel vino lì. Va bene, ci vuole quell'amarone, quello bello tosto. Di quanti gradi c'ha l'amarone? Che abbia gradi, vai dai 14 in su, anche 16. Ecco, appunto, va bene. Cambiamo invece argomento, però continuiamo a parlare di Olanda, perché ho letto questa notizia che una signora olandese di 50 anni ha chiesto aiuto attraverso i social per ritrovare il suo padre biologico, che la madre aveva incontrato sulla riviera romagnola nel 1969. Però questa signora poi non aveva mai conosciuto, e chissà poi se ancora c'è, non aveva mai conosciuto il padre, che si chiamava Italo e scriveva poesie. Secondo lei cosa immagina lei, poi che è anche uno scrittore, un lieto fine per questa storia oppure no? Ma mi sembra che ha aspettato un po' troppo questa signora a cercare il genitore biologico. Era il tempo dei vitelloni, della dolce vita, che però se lei... ha interesse, alla curiosità anche animica, anche dell'anima, di trovare il papà, io sono molto contento. Certo, poteva svegliarsi un po' prima, io direi, ma sapere di chi sono figlio o di chi sono, ma magari dovrò cercarlo anch'io il mio, chissà. Che deve cercare? Non ho sentito, aspetti, mi sono distratta un attimo. Che deve cercare? Magari. Cioè, lei dice che pure lei ha qualche figlio sparso che non conosce. Un padre biologico? Che lei, anche lei ha qualche figlio sparso che non sa? No, intendevo io che dovrò cercare il mio padre biologico. Vabbè, suo padre tanto lo sappiamo, lo conosceva suo padre, anche che era sì, pure biologico. Sì, sì. Su questo non credo che ci siano rischi da questo punto di vista. Invece a Bari domenica guardi, è stato... ma dopo lo parliamo. C'è questa, è giusto avere questa curiosità biologica di chi sono figlio, di chi è mia figlia, ma io ho 4 figli e non ho mai verificato il DNA se sono miei o se sono miei, certamente, però il problema è... Chi doveva verificare il DNA, scusi? Ci sono stati casi. Nel suo caso, mica che lei ci ha avuto, che sua moglie, dubitava che fossero figli suoi. No, volevo dire sul fatto dell'amore, che anche se non lo fossero, li amerei come prima. Non riesco a sopportare coloro che non hanno figli e dico, ma adottate un bambino, no, è mica mio, ma è del cuore un figlio, poi è dell'anima. Sono quelli che si e crescono, gli dai da mangiare, certo. Lo fai studiare, gli dai da mangiare, come non è mio? No, ma come si fa? I figli è sono come quelli... non donare gli organi. Non c'è dubbio, i figli sono quelli che si crescono e quello è il tuo genitore. Però ci può essere, naturalmente legittima, anche la curiosità di
conoscere chi era, certo, chi era tuo padre, ma poi, certo, naturalmente i figli sono quelli che, come dire, non solo quelli che si mettono al mondo, ma quelli che si seguono per tutto il resto della vita. Sì. Allora, a Bari domenica è stato trovato, a proposito, un neonato nella culla della chiesa, una culla termica, perché adesso le culle sono così, e il primario del policlinico ha detto non si può parlare di abbandono, ma di affidamento, perché su un biglietto i genitori hanno scritto ti vorremmo sempre bene, e sempre questo primario ha detto nessuno ha il diritto di giudicare. È d'accordo con questa affermazione? Sono d'accordo in pieno, perché è facile puntare il dito, ma non si sa per quali motivi, o gravi o meno gravi, o disperazione, o follia, o miseria, o povertà, si sono privati di un figlio. Quindi attenzione a giudicare, a dire abbandono. L'hanno messo lì e sono sicuro che questa coppia lo terrà d'occhio, vorrà capire dove andrà a essere adottato, dove andrà a finire. È un gesto disperato, però non senza amore, ecco. Quindi non è abbandono, è una costrizione di essersi dovuti liberare, ma sono sicuro che piangono. Beh, anche perché abbandonare un figlio credo sia il gesto più doloroso e più terribile che si possa compiere nella vita. Ah, senta, ha sentito in questi giorni che è morta quella signora, avevamo visto tutti le foto, quella signora Rosa che era diventata famosa, appunto, vediamola un attimo, rivediamola insieme questa immagine, perché lei, ecco, aveva abbracciato il marito subito dopo aver sconfitto il virus, tutte e due, pensi che Rosa e Giorgio erano sposati da 52 anni, insomma ci eravamo tutti un po' commossi. Lei che è sposato da quanto? Mauro Corona, quanto tempo è sposato? Vabbè, per... Ah, io? 44 anni, ma non festeggerò di sicuro vabbè, i 50. Vabbè, adesso ci lasci perdere, non cominci subito a dire male delle sue vicende matrimoniali. Però, al di là, diciamo, della sua storia, che sentimenti le suscita questa immagine? Insieme per 52 anni, ritrovarsi così, dopo essersi salvati tutte e due dal coronavirus? Beh, è una cosa bella, è una cosa commovente, è un fatto da libro cuore. Guardi, io faccio dell'ironia, però ci si può voler bene a lungo, sa? Dopo, questo è l'affetto, l'amore, la profondità dell'amore. Poi, se andiamo sul lato sessuale, diventa un po' più difficile fare 45 anni di matrimonio senza guardare da altre parti. Magari loro ci sono riusciti a farne 52, eh? Anche lei. No, io 52 non ce l'ho. Io a parte che no, dico, però senza guardare da altre parti. Beh, io comunque non ce n'ho 52, ma ce n'ho sempre tanti, perché ce n'ho insomma ormai quasi 25, dico, quindi anche io ce n'ho. Guardi, tanti. Avendo Balzac, una figlia di 21, Balzac diceva che il matrimonio è un prodotto delle istituzioni. Ma io non sono sposata, però non conta niente, tanto è uguale essere sposati o non essere sposati. Quando si vive insieme da tanti anni è la stessa cosa. Infatti, ma non servirebbe andare in chiesa e dire io sarò fedele fino a che morte, ma quando mai? Ma quando mai? Ma chi ci riesce? Questo abbiamo capito, che lei non ci riesce, questo c'è stato chiaro. Nessuno ci riesce, solo che io ho coraggio di dirlo, gli altri no. Guardi che ho studiato coi preti, coi salesiani. E il cristianesimo, la religione cattolica, dice che si fa peccato anche solo col pensiero. E allora a quel punto lì... già che devo peccare, realizziamolo fino in fondo, no? Cioè, già che devo peccare, lo faccio fino poi, in fondo. E poi dovrei... Voglio dirlo a Papa Francesco, che quella formula di dire io qui presente, eccetera, eccetera, dichiaro di essere fedele finché morte, è un'induzione alla bugia. Quella va rivista, perché un sacerdote mi sta inducendo a dire una bugia, perché sa che per 70 anni non sarò fedele, perché posso peccare anche solo col pensiero. Quindi quella formula va tolta. Dice lei vuol prenderla qui per sì. Certamente sì, basta, chiuso. Basta, bisogna togliere la formula del tradimento.
Ma perché è un'induzione a dire il falso. Sì, nessuno ci ha mai detto riflettuto. Che non l'ha voluto dire, no? Che quando si è sposato ha voluto che fosse tolta quella formula. L'aveva detto che se solo n'era andato sì. Perché non voleva dirla quella formula, no? Mi ricordo bene. Mi dica quanto tempo mi resta, che devo resta? Fare un rimedio. Ma perché? Boh, che altro deve salutare? I cugini, gli amici? No. Allora, aspetti. No, resta, perché poi oggi la rivediamo. Mauro Corona tornerà anche dopo, non solo all'inizio della puntata. Aspetti, le faccio quest'ultima domanda, poi mi dice quello che vuole dire. Vabbè, lo sappiamo. Sì, che oggi... devo fare una correzione molto seria. Va bene, allora le faccio solo quest'ultima domanda, che poi ci rivedremo a settembre, l'8 settembre, oggi appunto è l'ultima puntata di questa stagione di Carta Bianca. Che ride? L'8 settembre è una brutta data per noi italiani. Questo è vero, però il primo martedì del mese di settembre, quindi... Poi non le decido io queste date, sono decise, diciamo... Dai vertici dell'azienda, non da me. Ah sì. Però noi dobbiamo ricordare che lei compirà gli anni il 9 agosto, giusto? Il 9 agosto 70 anni. L'altro ieri c'era qui Henry De Luca, mio compare, che li ha già fatti il 20 maggio. E lei invece io spero di arrivarci. Vabbè, adesso non ricominci con questa storia che sta per morire, che ogni volta si dà una settimana di vita. No. Ecco, però se. Come lo festeggerà questo compleanno, questi 70 anni? Ma io ho sempre festeggiato con una bottiglia o due, e qui mi fermo perché se no dicono se bravo, sono tre bevi. Bravo, si ferma. Però siccome lei mi ha reso noto, e guardi che non sono famoso, famoso era Sabin che ha inventato il siero della poliomielite, io sono noto. E quindi pare che si organizzino a venirmi a trovare, allora io me ne andrò col mio fedele amico Ferruccio Clerino in una baita dove non arrivano neanche i droni lì festeggeremo. Quindi lei fugge, non vuole festeggiare con gli altri, festeggerà da ma solo. No, ma perché? No, ma non è per fare il divo, è perché se do retta e bevo un bicchiere con tutti quelli che vogliono venire, io l'indomani ho la cirrosi. Vabbè, quello guarda, non credo che ci sia questo pericolo. Ma comunque, di regalo, che cosa desidererebbe più di ogni altra cosa? Siccome sono vecchio e ho le braccia quasi stanche, ho 5 motoseghe tutte pesanti, vorrei una motoseghina leggera. Ecco, va bene. Per fare le mie statue nei boschi. Buona a sapersi. Una me la regala lei. Leggera. Così poi la prossima volta che ci vediamo arriva, che cos'è questa? Ma tanto adesso non mi sbaglio più, ho capito la differenza, tra motosega e trapano. Allora, mi dica cosa deve dire, perché poi dobbiamo dare il benvenuto a un altro ospite della trasmissione. Siccome l'altra volta elencai i rifugi che contornano questa piccola valle come perle, il rifugio Maniago condotto da Franz Machera, il rifugio della Cava di Marmo dove io ho fatto 5 anni di lavori forzati, condotto da Giampiero e la sua famiglia, e avevo elencato tutti questi rifugi, la Casera Mela, però ho lasciato fuori il rifugio Casera Ditta in Val Mesazzo. E lì c'è anche una storia, perché fu un gruppo dei più forti partigiani che facevano Piancavallo-Val Mesazzo. E pochi sanno che il pittore Emilio Vedova fece il partigiano dentro al rifugio Ditta in Val Mesazzo. Era una famiglia di carbonai i gestori. E lì ci fu un bel presidio, un bel gruppo di partigiani con i quali c'era Emilio Vedova, il grandioso pittore. Adesso ho recuperato questa gaffe, perché bisogna essere equi, e adesso sono in pace. Va bene, allora posso siamo bere un sorso alla fine di Carta Bianca? No, ma a me ancora non è finita, la beve dopo. No, ancora non lo può bere, non lo può bere. No. Lo beve dopo, ancora siamo ancora alle 21:48 qua, dobbiamo arrivare fino a mezzanotte, Quindi, insomma... Guardi che acqua è amarena. Sì, chi ci crede, abbassi quel bicchiere, che lei beve l'amarena. Oh. Poi la prima volta, perché poi dice amarena, cioè come le è venuto in mente? Non è che dice mirtillo qualcosa, amarena, no? No, ma lo sa perché? Allora le racconto in breve. Quando come le è venuto in mente di dire acqua Vaioli, amarena? Perché le sto spiegando, quando girarono qui una ventina d'anni fa il film Vaillant, che seguì con la regia di Martinelli,
che seguiva lo spettacolo di Paolini. Ci impieghiamo 3 mesi a girare le scene. Io facevo l'oste, una persona cattiva che voleva, e la sera ci trovavamo tutti brilli. Allora il regista ha detto alla signora: non dia vino a Corona e gli altri, dia acqua e a Marena. Ma la signora era complice nostra, mi dava il vino e quindi lui aveva imposto acqua e a Marena. Ecco perché mi è venuto acqua e amarena. Mi sembrava strano, infatti, dico, come mai le è venuto in mente acqua e amarena? Sì. Allora, buonasera e bentornato al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Allora, vabbè, peccato che però il prossimo anno io l'aspetto in studio qua a Roma insieme a Mauro Corona, perché tanto o lo va a prendere lei oppure qui in studio non ci verrà mai, quindi confidiamo nel fatto che lei se lo vada a prendere, tanto sta lì vicino e ce lo porta qua direttamente in studio a Roma. Mauro Corona, se arriva Zaia a prenderla non si può sottrarre, Guardi, le dico la verità, con Zaia andrei dappertutto, quindi verrò a Roma con Zaia. Sì, mi fido di Zaia. Direi che ci prendiamo questo impegno, quindi lo porto giù io, Mauro. Va bene, allora Zaia lo prendo mi portava come impegno. Zaia mi portava alla Fiera di Santa Lucia, che è una delle perle del Veneto, gli artigiani, i contadini, una meraviglia, gli allevatori di cavalli, e mi portava Zaia. Sì, diciamo grazie, che la Fiera di Santa Lucia Luca è famosa per gli asini e per il mercato degli asini. Comunque, quella mattina a Santa Lucia di Piave, quindi era il 13 o il 12 di dicembre, faceva freddissimo, c'era il gelo e Mauro si è presentato in canottiera. Ma un suo collega ha chiesto a Mauro: ma non hai freddo? E lui rispose: il freddo è come l'amore, è una sensazione. Ecco, va bene. Infatti sta sempre smanicato, anche quando va a sciare o va a scalare, sempre senza maniche. Io gli dico sempre: te lo fa per far vedere che ha le braccia toniche e che comunque se le conserva ma bene. Dove? È una cosa di vanità, guardi, perché sennò perché deve andare a sciare sempre smanicato? No, vorrei essere vanitoso per avere un'altra cosa tonica, non le braccia. Vabbè, però... lasci stare, per favore, non cominciamo a degenerare. Senta, allora, se dovesse portare però il governatore Zaia a scalare, dove lo porterebbe? Lei scala, presidente? No, guardi, io non sono bravo come Mauro. Mauro veramente se ne divora le montagne. Cioè, lui è tutto nervo, come si dice, cioè ha solo muscoli. Ecco, ma lei dove però ci andrei comunque, lui è una grande guida, è bene ricordarlo, lui fra l'altro al di là delle battute è una grandissima guida, lui le Dolomiti le conosce come il palmo delle sue mani, quindi veramente bravo. Lei dove lo porterebbe Corona a Zaia? Ma mi verrebbe come verticalità e esposizione da brivido, mi verrebbe da dire il campanile di Montanaia, una roba impegnativa. Lo porterei là dove c'è stata la guerra, dove sono morti i ragazzini, ci sono delle croci sul Monte Piana, sul Cristallo. Un ragazzino aveva compiuto 3 giorni prima 18 anni e 3 giorni dopo era già morto. Questa roba feroce, le guerre inutili, orride, tutti più grande aveva 24 anni. Ecco, lo porterei sul Cristallo. Ci andremo anche lì. Bene, allora prima venite in studio e poi andate a scalare dove la porta Corona. Senta, domenica a Venezia, Zaia, si è svolta la tradizionale festa del Redentore, che è dedicata alla fine della pandemia di peste che ci fu nel 1575. Secondo lei quest'anno ha avuto un significato particolare? Beh, guardi, la festa c'è stata, nel senso che i veneziani, i veneti, comunque chi ha deciso in autonomia l'ha fatto, non ci sono stati i fuochi, quindi non c'è stato il grande evento e io sono convinto che comunque anche questa scelta di evitare questo grande assembramento, un assembramento veramente che ha migliaia e migliaia di persone, c'è stata una scelta assolutamente azzeccata. Dopodiché la festa è finita, c'è la Basilica della Salute a celebrare l'evento, direi che anche questa festa del coronavirus finirà, perché non è che ce lo possiamo trascinare. Com'è finita la Spagnola? La Spagnola ha fatto 1918, 1919 e poi se n'è andata.
Quindi lei pensa, oggi l'ha detto anche il ministro della Speranza, che comunque il peggio sia alle spalle di quello che abbiamo vissuto, che non potrà mai tornare una situazione di emergenza, di gravità, di dolore, di sofferenza come è stata quella che tutto il paese ha passato nei mesi di febbraio, di marzo, di aprile, insomma quando siamo stati costretti all'isolamento. Ora non voglio utilizzare lockdown, che Corona dice che dobbiamo utilizzare le parole italiane, che insomma a quei tanti sacrifici a cui tutto il paese si è sottoposto. Ma guardi, io dico che non bisogna abbassare la guardia, dico che si dirà che è finita quando veramente è finita, quando avremo le cure, quando avremo i vaccini, ma quando magari il virus se ne andrà anche da solo, perché potrà, e speriamo accada anche questo, come è sempre accaduto, ripeto, la spagnola ne è un esempio illustre. Direi che non bisogna abbassare la guardia, proprio per questo le anticipo già, glielo dico in anteprima, noi la prossima settimana presenteremo il nuovo piano di sanità pubblica a valere per l'autunno-inverno 2020-2021, dove noi come Veneti schieriamo l'artiglieria pesante contro il coronavirus. Poi se non arriva e terremo tutte le munizioni e tutte le artiglierie a riposo, meglio così, però noi siamo pronti all'allestimento di terapie intensive, all'allestimento delle infettive, le subintensive, le macchine per i tamponi, insomma tutto quello che serve per dire che sapevamo cosa dovevamo fare e lo dobbiamo fare. Lei, Mauro Corona, pensa davvero che il peggio sia comunque alle spalle o bisogna stare sempre attenti, perché poi insomma abbassare la guardia? Ha visto cosa sta succedendo tra l'altro in altri paesi a noi vicini, la Francia e anche la Spagna, in Catalogna, comunque c'è stata una ripresa dei contagi sicuramente legata anche a comportamenti sbagliati. Io a intuito, perché non posso, certo, sapere oltre, ma io penso che il peggio sia passato, almeno qui da noi. Questo non giustifica atteggiamenti improvvidi, bisogna sempre tenere la guardia alta, e vedo che anche qui quando arriva gente hanno le loro maschere, hanno le loro mascherine, ma poi vengono a fare la foto col vecchio Corona e se la tirano via, allora bisogna stare a distanza, no? Le dice state a distanza, non avvicinatevi, rispettate tutte le norme. No, ma glielo ma certo che glielo dico, ma allora cosa succede? Che chi credi di essere, chi credi di essere diventato? Cioè, non si sa mai dove, però cerco di stare attento, insomma, e consiglio anche agli altri di stare attento, perché il peggio secondo me è passato, e non mi piace neanche che questi medici così ci rovinano l'estate, dire il peggio verrà in ottobre, sarà la fine del... State buoni, lasciamo che arrivi. Celio diceva non mettere le nubi di domani sul sole di oggi. Sì, appunto, diciamo non facciamoci la testa prima di essercela rotta, no? Come si dice più così... come si diceva a casa mia. Senta, Corona, voglio fare un'altra domanda che riguarda Luca Zaia, perché a maggio il Financial Times ha scritto che lui è l'astro nascente della Lega, però sa che insomma Zaia dice sempre che la sua dimensione non sarà nazionale ma sarà sempre legata comunque alla regione Veneto, nonostante nei sondaggi di popolarità poi abbia superato il suo segretario. Lei ci crede? Ma certo che ci credo. Zaia ha dato prova di quello che vale ancora quando fu ministro dell'agricoltura. Ve lo ricordate quel ministro? Io credo sia stato il meglio ministro dell'agricoltura. E non lo dico per simpatia di Zaia, simpatia anche chi fa bene ha la mia simpatia. Io non riesco più a stare schierato su una sedia o su un'altra. Perché se un'idea buona viene da centrodestra, la devo valutare. Questa maglietta che ho è del Friuli ed è tutto il discorso sull'agroalimentare, sull'agricoltura, sulle foreste, sul tutto. E l'ho indossata perché è il mio Friuli. Quindi non posso dire non la indosso perché in Friuli adesso governa un centrodestra e la Lega. No, perché se ci sono idee ho criticato Fedriga quando minacciava muri e reticolati. Quello non mi va, ma se c'è un'idea buona... è per quello che il governo italiano non funziona, perché anche le idee buone, che siano di destra o di sinistra, se la sinistra ancora qualche idea e ha coraggio di proporla, bisogna farle proprie e farle andare avanti. Cioè tutte le volte lei si dichiara di sinistra, può dare una botta alla sinistra, non se la risparmia, vabbè, comunque. Ma non mi faccia fare giudizi, ci vuole carisma
carisma, io non voglio fare nomi, ma c'è gente fiacca, senza carisma. Ma lei pensa di avere qualcosa in comune? No, non li faccio. Pensa di avere qualcosa in comune con il governatore del Veneto? Sicuramente non il prosecco. Vabbè, ti cominciamo. Però, sì, scusa, lei deve, scusami, Luca, deve sapere che Mauro ama il rosso, no? E che non lo sappiamo. Però lui ha detto prima Mauro ha detto il mio Friuli Venezia Giulia, mi sono venute in mente le parole dell'imperatore Adriano nelle sue memorie, che disse, ma nei miei monumenti sono sempre scritti in latino, anche il mio epitafio di morte sarà in latino, però io ho sempre vissuto e pensato in greco. Lui è del Friuli Venezia Giulia, ma ha sempre vissuto e pensato in veneto, perché questa è la verità di Mauro Fulci. Ma sicuro, questo, lui è un diversamente non c'è veneto, dubbio. Abbia il coraggio di dirlo. Qui, questa è una sì, buona sì, definizione. Questo non c'è dubbio. No, non c'è alcun dubbio di questo, assolutamente. Noi gravitiamo sul Veneto, il Veneto è qui a 3 chilometri, per quello che sì. Ci arrabbiavamo quando non ci facevano andare nell'altra regione. Noi per gli ospedali, i tribunali, abbiamo sempre gravitato sul Veneto, Belluno, Longarone, tutto. Addirittura il Friuli, se posso permettermi, quasi non ci riconosce perché parliamo ladino e non friulano. Quindi è una lingua ladina delle valli su per la Val Gardena. Quindi siamo, quando ero in collegio al Don Bosco, poi ero a Udine in collegio nel 65, gli anni 65, ci chiamavano i bastardati, nel senso buono, cioè né friulani né veri, bastardaci. Però insomma, siamo qui. Va bene, allora ci è piaciuta questa definizione, diversamente veneto. Ditemi se è pronto l'altro collegamento. Allora, non ancora, perché adesso tra poco ci collegheremo anche col governatore della Posso dire una cosa? Sì, certo, mi dica che poi le mi permette? Certo. No, lo voglio dire, ne approfitto perché c'è Mauro in linea e poi c'è giustamente la sua ospitalità e la ringrazio. Mauro è un arrampicatore, è ben voluto da tutti, però è un grande scrittore, questo lo dobbiamo ricordare. Io ogni volta che lo vedo gli dico devi scrivere ancora, e quindi faccio questo appello, perché veramente Mauro è veramente una grande penna ed è un peccato che a livello nazionale non si valorizzi una figura come quella di Mauro, ma non lo dico per piaggeria, lui lo sa, glielo dico sempre, è capitato che a volte dico guarda che c'è un bel tema, sviluppa qualcosa, ed è veramente è male che questo non sia riconosciuto a Mauro, me lo lasci dire questo. Beh, ma adesso è riconosciuto, comunque insomma lo conoscono come scrittore. Beh, insomma, non tutti. Dovrebbero conoscerlo di più, lei dice. Sfondare nella barriera letteraria, ma non degli scrittori, di coloro che ci navigano sopra gli scrittori, è molto difficile. Ma io i miei lettori mi accontento, sono felice, ringrazio Zaia, di questa, perché so che l'ha detta davvero, non l'ha detta perché eravamo adesso passo tutta questa serie di complimenti che vi state stando un po' esagerando l'uno con l'altro. Mi dispiace enormemente, no, mi è stato riferito prima di iniziare. Mi sembra difficile, francamente, non lo vedo molto. Che diceva, mi dispiace che mi hanno appena riferito, se la notizia è vera, che Guccini al Campiello è arrivato secondo, questo mi dispiace. Ah, ecco, questo perché, non lo so dire perché non c'è. Sì, perché se lo meritava non perché è Guccini, è stato Guccini, è stato un cantante, ma perché ha scritto un bel libro. Ma è difficile. Chi nasce con la camicia e chi nasce senza camicia. Vabbè, ma è che è arrivato primo non lo sappiamo invece, Gli hanno solo riferito che è arrivato secondo Guccini, che lei auspicava tanto che arrivasse primo. Allora, intanto però... Mi sarebbe piaciuto, davvero. Allora, Mauro Corona, la saluto e ci rivediamo però... Due parole. Due, come? Già aveva detto due parole. Allora, che deve dire? Il 29 agosto a Sappada, che ora è Friuli, ora se ne devono ricordare. C'è la manifestazione, una manifestazione letteraria Parole in Vetta, organizzata da Silvio Fauner, tutti olimpioni cidici di fondo, medaglie d'oro, Piller Crotter, Maurilio De Zolt. Quindi vi aspettiamo. Io la prima volta che esco a presentare un libro e vado a Sappada, perché è stata veneta ed è stata anche adesso è friulana. E ultima poi? Roba, se volete la salute,
L'ultimo libro, Nutrizione dal 2020 in poi, di Andrea Grieco. Ancora sempre quello, ne ha scritto un altro. È nuovo. Aspetti, guardi. Ma questo che c'ha una percentuale lei su questi libri? Perché tutte le volte presenta i libri di Andrea Grieco. Perché? Perché gli voglio bene, un medico serio. Leggete questo libro a vedere i danni che fa il saccarosio. Quelli che bevono vino come me e sono dipendenti dall'alcol, non è l'alcol, è lo zucchero. Benissimo. Che contiene gli alcolici che ti rende dipendente. Bene. Quindi attenta anche lei, Biancuccia, se sì, mangia dolci. Io non sono dipendente, questo glielo garantisco proprio, quindi non corro questo rischio. Da vino no. Stiamo tranquilli, guarda. Viva neanche carta dal saccarosio, bianca. Neanche dal saccarosio, quindi assolutamente. Viva non so, carta non bianca. Sono un amante tanto, diciamo, degli zuccheri. Però Mauro Corona, non saluti tutti perché tanto la rivediamo tra un po'. Quindi ci rivedremo più tardi con Mauro Corona. Invece restiamo col presidente. Tardi? Più tardi, cioè, te non lo sapeva? La scoperta, vabbè, glielo dico, non se ne vada, che ci vediamo più tardi, mi raccomando. Non si metta lì a distrarsi, che sta pure fuori di casa, quindi non la possiamo neanche controllare. Comunque, meglio fuori che dentro. Meglio fuori che dentro, ci metto il navigatore. Ecco, appunto. Va bene. Il navigatore.